Bella a tutti, adesso sto meglio perché mi sono ripreso. Comunque qua, se vedete, sono al cortile di casa mia, qua là c'è la rete sopra che c'è il terrazzo. E niente, ero uscito un attimo che devo dare una cosa a mia madre, vabbè. E niente, quindi ho guardato la partita Roma, no, Crotone Roma. Cioè, ho guardato, vabbè, come voi sapete che io seguo sempre le partite, però oggi non l'ho guardato, c'è cioè, solo le cose su YouTube che seguo, vabbè, perché non avevo tempo di guardare. Che c'è un sito, la guardo sempre. E che dire, Fida 2-0-2. La Roma non ha giocato bene, però ha giocato bene. C'è più tempo, secondo un po' meglio, però c'era molto turnover dovuto al fatto che appunto che avevamo giocato poco tempo fa, che dovevamo vincere. E quindi questo, niente, quindi perché è stato bene, mi è dispiaciuto molto per il Benevento che ha perso 1-2 dopo gli ultimi 5 minuti, ma quindi questo qua, ho segnato il Sharawi e l'Engolan e niente, è stata una bella partita. Alla fine c'è il secondo, alla fine non sono bella, anche poi ha giocato Perush che ha fatto discretamente bene e Gonalon ha solito impacciatissimo, lentissimo, ha sbagliato un sacco di cose. Poi ha giocato Gerson, non ha giocato Flick e niente, quindi una bella parte. Poi c'era 200 in contemporanea, poi il Milan che stava vincendo, poi ha beccato due gol in 5 minuti e poi ha rivinto, poi ha vinto fino a fine altri due e abbiamo vinto pure un rigore, non lo so. E niente, poi che dire, aspettate che c'è l'ascensore. E quindi niente, è stata una bellissima partita. Poi 5-0 dell'Atalanta, quindi aspettiamoci nella squadra settimana di cosa, no? Di FIFA, no? Giocatori dell'Atalanta. 4-0 con Mauri Carri che ha segnato, quindi infatti sarà tipo almeno messo 87, perché adesso c'è pure l'upgrade, so, che ha segnato 4 gol. E nella Roma non credo nessuno, forse Colin, perché non so se ha fatto due assist o solo uno, però tipo il miglior assist mental difensore, quindi comunque buono, se lo mettono. Quindi ovviamente proprio. Poi visto che cioè andare a riposo, perché adesso ci saranno le nazionali e poi porto i video con appunto così, perché poi abbiamo un'altra partita, non so se il 31 mi sembra. E che dovrebbe essere domenica, oh, non vorrei sbagliarmi, a sabato e domenica, ah no, sa sabato, quindi o il 31 o l'1 comunque, e poi, ah no, no, mi sembra il 31, scusate, ho un po' di confusione, beh, perché l'1 è festa, quindi non credo giochino in festa, e poi dopo avremo il 4, il 4 avremo il Barcellona lì da loro, poi di nuovo nostra, cioè di nuovo come si dice, no, e non so se è la partita dopo in casa o fuori, comunque di nuovo in campionato, e poi avremo di nuovo il Barcellona in casa. Quindi è un po' difficile, diciamo, col Barcellona come ho detto io do un 30% di possibile passaggio. Ovviamente non dobbiamo giocare come oggi e dobbiamo avere titolarissimi in entrambe le partite, o al massimo possiamo avere, tipo, invece di un centrocampista come sta attuando De Rossi, possiamo avere Pellegrini che sta giocando comunque bene, però non volano sicuramente. Under dovrà giocare, Perotti dovrà giocare, Diego dovrà giocare, non gioca titolarissimo e dovrà giocare soprattutto con il 4-2-3-1, perché oggi ha giocato 4-3.
e abbiamo segnato solo cioè dopo la metà del primo tempo. Mi sembra che oggi è 4-3-3. Sì, oggi poi l'altra volta 4-3 eppure abbiamo segnato il secondo tempo. Cioè il 4-3 non funziona più, cioè non capisci, cioè abbiamo vinto con il no, guarda, quella prima abbiamo fatto 4-3-3 e poi dopo al secondo tempo per segnare metti 4-2-3-1, diciamo, dico metti sto 4-2-3-1 e basta, metti la linea in pace, non rompere più, cioè, di Francesco, capiscilo, 4-2-3-1, i giocatori rendono bene. Comunque spero che vi sia piaciuto, spolgiate, commentate, riscrivetevi perché ho perso 2 iscritti che erano tipo arrivati a 70 e 68, bello.